Benvenuti anche oggi su Diablo Tech Channel. Iniziamo a registrare la parte 19 di Dead Rising 3 su Xbox One e vediamo un po' di continuare il gameplay, ragazzi. Il televisore del mio 55 pollici è pronto. A questo punto posso solo fare una cosa: dare una lamacerata a Sonic, ed è andato, ragazzi. Quindi ci vediamo per i saluti finali del video gameplay della parte 19 di Dead Rising. Ciao a tutti dal vostro Diablotex, ragazzi. Ciao. Beh, ragazzi, bentornati su Diablotex Channel con la parte 19 di Dead Rising. Rigorosamente da oggi in poi in 1080p, come vi ho detto, ve lo ricordo. E buon divertimento a tutti, ragazzi, e a dopo per i saluti finali. Ciao. Sì, vabbè, i caricamenti è sempre una cosa fantastica. Un giorno riusciremo nell'impresa. Ah, ecco, allora ripartiamo da qui. Esplora mentre Ronda indaga. Cosa esploriamo? Ditemi voi, ragazzi. Prendiamo la poltrona. Vabbè, dai, rimettiamola a posto, dai. Vabbè, intanto un po' di cibo. Vabbè, il solito bug che si blocca il gioco. Vabbè, bellissimo. Bellissimo. Grandissima console. Su PS4 non succede, vabbè. Va bene così. Io rilascio i difetti che ha, che ogni tanto si impunta così, perché è la verità, ragazzi. L'avete visto. Vabbè, raccogliamo qui una pistola. Vabbè, la cassa. Molto bella la cassa. Non so, ragazzi, credo che bisognerebbe forse andare a fare qualche missione secondaria, in modo che perdiamo un po' di tempo per far andare il gameplay avanti. Avanti, credo. Proveremo un attimo. Ronda, datti una mossa, che non posso fare 96 minuti di gameplay. Non posso, non ce la faccio, non riesco. Nel frattempo potrei andare a fare un po' di spesa, a comprare un po' di insalata di tonno. Ci facciamo un'insalata di tonno, ragazzi. Vabbè. Dopo dette queste piccole stronzate, c'è una chiamata in arrivo. Tu, ragazzo, ti allarghi troppo e te l'ho detto tante volte. Allora, vediamo di perdere un po' di tempo giusto per far arrivare a sbloccare la missione principale del gioco. Allora, una bella missione secondaria, così magari sblocchiamo sta parte di gioco che ci interessa. Altrimenti avanti non si va, ragazzacci. Cos'è questo? Ok, non serve. Volevo mangiare, ma non posso mangiare, ragazzi. Voglio mangiare, ho fame. Vabbè, andiamo qui, che ho visto che c'è uno schema, almeno. Il bastone elettrico. Il bastone elettrico, ragazzi. Bellissimo, c'è da dire solo bellissimo. Ok. Ok, ok. Vabbè, prendiamo una macchina, se no la missione. No, aspetta, però esamina l'X Store, che è qui vicino. Andiamo a fare questa, scusa. L'XXX Store, ragazzi. Diciamo che sono curioso di questo XXX qui. Bisogna solo vedere dove passare. Abbiamo un'altra chiamata in arrivo, noi accettiamo tutto, ma... Oh, ecco l'XXXXXX Store. Piede di porco. Sì, ok, ora. Sì, ok, 12 metri, 15 metri, 20. Ed eccoci qua che dovremmo esserci.
cosa venderà qui? E vabbè, ragazzi, il massaggiatore, preservativi, stivali da troia, vabbè, stivali Gogo, vabbè. Chiamiamoli stivali Gogo, dai. Che ci fai qui dentro? Tutto bene? Hai bisogno d'aiuto? Oh, merda. Va tutto bene, non ti farò male. È appena entrato ed è già in posizione. Non pensarci nemmeno. Perché? Non vai là. Metti a succhiare quelle calecche per me. Ehi, amico, io non succhio proprio niente. Che ne dici? Cos'è, gay questo? Cos'è? Scusa, amico, non sono in vena. Ah, lo sarai. Masochista. Si riaprirà finché non comincerai a essere un po' più obbediente. E se tu non mi ascolti, allora in quel caso potrei arrabbiarmi sul serio. Fantastico, ragazzi. Allora, perché non provi a fare quello che ti ho chiesto? Potrei diventare molto più collaborativo. Penso che dovremmo calmarci. Sento niente! Oddio, oddio, ragazzi. Il massaggiatore dove glielo metto a questo? Vabbè, adesso devo trovare un'arma perché... No, un colpo di pistola, dai. Vabbè, tanto a questo gli piace essere preso a manganellate. Guardalo lì, guardalo. Dai che ti piace. Vabbè, ragazzi, mi viene da ridere come un pazzo, dai. Ma non può fare così, non può. Fantastico. Gioco di un certo livello. Dai, vabbè. Non credo che sono l'unico che ride qui, eh. Dove stai andando? Di sicuro non vicino a te, ragazzo. Ho altri gusti io. Ma non si può fare così. Cioè, qui è impossibile non ridere. Vabbè, un po' di succo d'arancio. Aspetta che adesso li meno col massaggiatore, guarda. Forse è piccolo, ma devi accontentarti, bello mio. Ti accontenò. Sì, ecco, col massaggiatore. Ma come si fa? Ma come si fa? Guarda che gesti che fa. Scostumato che non sei altro. Col massaggiatore lo ammazzo questo. Lui lì con la clessidra. Vabbè, il massaggiatore non c'è più. Vai con le legnate. Allora, vabbè, lì per terra, ma... Basta, non ce la faccio più, provocatore. Ha ha ha!
Vabbè. È tempo di giocare. Oh! Prendiamolo, lussurioso. Ora me lo metto io qui. Vabbè, basta ragazzi. Torniamo un po' seri, dai. Figuriamoci alla palestra di yoga cosa ci sarà. Dio, 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 sono pazzo. Vabbè, troviamo una via d'uscita. Ehi, toglietemi ora, me lo metto lì. Tanto qui dobbiamo esplorare mentre Rhonda indaga. Sperando che sia questo il modo per andare avanti. Muoviti avanti! Ragazzi, sono morto a ridere lì, eh. Guardate cosa porto in mano, ma come... Ma come si fa? Dead Rising, gioco spettacolare, ragazzi. Di un certo livello. Fidatevi, fidatevi. Tirami fuori. Sì, tirami fuori. Me lo tiro fuori. Ok, allora, fish and chips, ragazzi. Ma che via di qui, ti prendo a palate. Vabbè ragazzi, me devo portare questo in mano, per forza. Oh, prendiamo il furgone dei gelati. Vabbè, dei spari, vabbè, uguale. Scendi, capito? Esplora mentre Rhonda indaga. Vabbè. Vediamo per andare a una missione secondaria dove bisogna arrivare. 956 chilometri da fare. Ma ragazzi, io andrei, non so. Aspetta, cosa dice qui? Ah, vabbè. Io andrei alla palestra di yoga, dai, perché ci aspetterà sicuramente anche qualcosa di bello lì. Dopo la scena precedente, non credo che la palestra di yoga ci deluda. E infatti andremo lì. Il problema è sempre ritrovare la strada a questo gioco. Ecco, strade chiuse, strade chiuse. Con la macchina fai 2 metri e poi devi lasciarla. Vabbè. Ne troveremo un'altra qui sul ponte. Si spera, eh. Ah, eccola qui, subito, trovata. Tanto fra 10 metri si riblocca la strada qui, ragazzi. Ve lo dico io che ormai sono un esperto su Dead Rising. Va bene, va benissimo. Sì, spara, ma sparati da solo. Ecco, è il caso di uscire. Però è bello. Ah, vede? Si scende al volo. Andiamo in carrozzella qui. No, vabbè, non esageriamo. Non esageriamo. Beh, qui sarebbe un furgone, ma... Ah, un'ambulanza. Ma prendiamola, dai. Tanto fa 10 metri si riblocca la strada. Oh mio Dio. Si riblocca sicuro. Ecco, 5.000 zombie uccisi nel frattempo, che non è male. Lì ci sarebbe il taxi, ma io ormai sono sopra l'ambulanza.
anche perché la vedo anche un po' più, come si dice, più resistente agli urti, alle botte. Allora, posso passare? Niente. Palestra di yoga, niente. Sono, credo di essere quasi arrivato. Vabbè, classico che si blocca la strada. Classico, ragazzi. Cos'è? Ma cos'è? Ma questo ghiaccio, qua bisogna dare legnate, ragazzi. Palate col piede di porco. Vai, andiamo alla palestra di yoga. Ok, ora basta. Ecco, lì già ho visto la Lamborghini, sembrerebbe, ma... Oh, ragazzi... Tanto è rimasto po'. Sembra... Sì, è lei, non è lei, è lei, non è lei, è lei, non è lei, è lei, non è lei... Vedremo, vedremo... Ah, beh, scendiamo, che qui è il classico... Classico pezzo che è meglio non rischiare di andare di sotto, ragazzi, che... Che poi si perde solo più tempo per riandare al... al punto giusto, ecco. Allora, facciamo così come sempre, che ormai questa strada la conosco a memoria. E andremo ad esaminare la palestra, anche se Ronda lì ancora si muove. Vabbè. Intanto io continuo con le mie esplorazioni. Che mi sono anche quasi stufato di esplorare. Vorrei andare avanti nel gioco, però... Però, ragazzi, bisogna farlo. E siamo arrivati alla palestra di yoga, ragazzi. Sì, ma l'entrata dov'è? Giù? Andiamo! Dai, che voglio andare in palestra a vedere... cosa si va a fare, ragazzi, in palestra. Ditelo, ditelo! Dove si entra? Vediamo dove si entra. Dovrebbe essere sotto, da come indica lì. Anche se non ne sono troppo sicuro. Vabbè, però ogni volta la solita storia. Ecco il caffè. Beviamo il caffè, che non ti ridà nulla di energia, inutile. Sono morto, ragazzi, ve lo dico. Porca puttana. Troviamo l'entrata della palestra di yoga. Vabbè, però così. Qui tutto si trova bene, intanto un po' di energia non guasta. Solo che qui il gameplay è arrivato già a 18 minuti buoni. E io dovrei stoppare. Allora, palestra di yoga. 65 metri. Non trovo mai la strada. Benissimo, benissimo. Non è che non trovo la strada, ragazzi, è che non si capisce un... vabbè, lasciamo perdere certi termini, guarda. Allora, qui c'è l'orsacchiotto. Aiuto, per me puoi anche morire, perché devo trovare la palestra di yoga. Allora, ragazzi, visto che la palestra di yoga l'ho trovata, io fermerei il gameplay qui della parte 19 per andare subito poi sulla 20. Ciao dal vostro Diablotex, a dopo, ragazzi, ciao.
Allora ragazzi, la parte 19 di Dead Rising si conclude qui, avete visto con che soggettone mi è toccato, mi è toccato giocare, cos'è successo, ridevo come un pazzo, e quindi dai, ci sentiamo per la parte 20 più avanti, no? Questa era la parte 19 di Dead Rising, un saluto da Barbanera, un saluto da Sonic. E vabbè, lasciamo così a testa in giù, la macellata gliela mettiamo anche qui e basta. Vabbè, scherzo. Quindi vi saluto e ci sentiremo per il prossimo video di Dead Rising 3. Ciao, la parte 19 si conclude qui. Ciao a tutti, al vostro Diablex, amici. Ciao.